Ciao e ben ritrovati nel magico mondo di Proppy. Allora, oggi vi volevo mostrare altre novità, sempre per l'app che comunque sto provando di realizzare per Natale, per i vostri regalini. Allora, prima di iniziare a farvi vedere cosa sto pasticciando, vi voglio mostrare una foto. Questa foto risale al 2015. Ed è riguarda appunto questa creazione che feci. Vediamo un po' come posso farvela vedere meglio. Questa creazione, forse abbassando un po', aspettate. No, peggio, forse devo aumentare. Aspetta, che ce la possiamo fare. Sì, ok. Comunque, questa creazione che feci nel 2015 ed è, credo che si capisca, comunque Maria Antonietta, una versione un bel po' particolare. Infatti, sotto, c'è questa campana di vetro e sopra c'è appunto Maria Antonietta. E la versione era, devo essere sincera, veramente particolare. Infatti, non mi sono ispirata assolutamente a nulla, che abbia già visto per quanto riguarda creazioni. Ci sono delle foto, fatte da fotografi comunque professionisti che di anni fa, dove c'erano queste donne e al di sotto c'erano delle gabbie, credo che ovviamente siano state modificate a Photoshop. E io mi sono ispirata a queste foto per realizzare questa collezione, che poi collezione non si può chiamare perché in realtà questo è l'unico esemplare che feci. Ad oggi, che appunto siamo nel 2017, aspettate che voglio modificare un attimino qua. Siamo nel 2017, mi sono detta, perché no? Facciamo una nuova collezione ispirata a quell'idea che avevo, che ebbi tanto, tanto tempo fa, tanti anni fa, appunto. E proprio per questo motivo siamo qui oggi, perché vi voglio far vedere l'inizio di questa nuova collezione. Allora, partiamo proprio da quella Maria Antonietta rivisitata ad oggi. Eccola qui. Allora, la differenza tra quella del 2015 a quella di oggi, ovviamente, sta nello stile, sta nel modo in cui ho realizzato il vestito. All'interno ho preferito non fare più la torta, ma realizzare, cioè metterci questa rosa. Perché? Perché mi sono detta, già metto comunque la torta in mano a lei al di sotto, perché non fare qualcosa che mi ricorda appunto Versailles. Infatti ho fatto ho preferito mettere appunto le rose. Di mettere la rosa che ricordasse appunto i giardini. E niente, allora, questa è come si presenta Maria Antonietta. E la base devo ancora incollarla, quindi per il momento la reggo io. Fatemi sapere qual è la versione che preferite, se quella del 2015 o quella del 2017. Sono curiosa, fatemi sapere. Poi, seconda creazione che va a comporre questa collezione è, tadà, Ursula. Ursula, che ovviamente all'interno ha un altro personaggio. Ed è Ariel, che è piccolissimo ovviamente per entrare all'interno, e verrà così. Poi anche qui ovviamente c'è la base che dovrò incollare e verrà più o meno così. E questa
Questa scena ricorda il momento in cui Ursula inganna Ariel e le ruba la voce. Tiro fuori così si vede meglio. Fatemi sapere cosa ne pensate, se l'idea vi piace. E poi altra creazione, un'altra favola. In questo caso abbiamo Cenerentola nella versione del vestito cucito dai topini, che io adoro quella versione, mi fa veramente impazzire quella scena, tutta fiocchettini e merletti. E all'interno ci ho realizzato questo topino con questo cotone, che ovviamente dovranno essere poi montati all'interno della campana tutti e due. Ovviamente questo che vi sto mostrando è tutto un work in progress. E poi avevo in mente comunque di fare anche altre fiabe, ma fatemi sapere anche voi se avete delle idee, dei suggerimenti, magari sono gli stessi che sono venuti in mente a me. Per esempio, avevo pensato Pinocchio, tra i prossimi, insomma, tra le prossime creazioni di questo tipo di collezione da realizzare. E fatemi sapere se per il momento questa collezione comunque vi piace, se vi ha incuriosito. Io vi aspetto nei commenti, come al solito sapete rispondo a tutti e anzi vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi lasciate. E con questo è tutto, io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!